Ciao amici di Vespa Crazy Riders, benvenuti a un nuovo video. Continuiamo il tema dedicato ai viaggi, le attrezzature da viaggio. Oggi vediamo tutto quello che ci serve per campeggiare in vacanza con la nostra Vespa. Prima di iniziare volevo ringraziarvi tutti voi che mi seguite per l'affetto dimostrato nei commenti e anche per il piacere che è stato incontrare tanti di voi ai raduni o in giro, qualche festa, quindi bello, bellissimo anche questo aspetto umano che ci regala questa piattaforma e anche questo è un lato bello delle tecnologie di oggi, quindi sono molto contento di questo. Vi ringrazio e vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al canale, che a voi è un gesto che non costa niente ma è molto importante per la crescita del canale stesso e poter portare nuovi contenuti sempre più interessanti. Prima di vedere quello che ci serve, qual è l'attrezzatura, il primo consiglio che vi do è quello di farvi una lista da migliorare, da aggiornare quando vi viene in mente qualcosa e da controllare prima della partenza. Mi piacerebbe farlo e probabilmente lo farò e la metterò a disposizione, una lista di tutto quello che è l'equipaggiamento sia tecnico relativo alla Vespa che logistico di attrezzatura appunto da campeggio eccetera eccetera. Più avanti ve lo comunicherò. Incominciamo proprio dalla tenda. Il primo grande suggerimento è quello di prenderla un posto in più di quello necessario. Se viaggiamo da soli la prenderemo due posti, se viaggiamo in due la prenderemo tre posti. Questo per non essere proprio sacrificati giusti. E poi per avere lo spazio per mettere dentro magari il casco, l'abbigliamento da moto che è ingombrante. Ovviamente deve essere doppio telo, quindi abbiamo la tenda interna e il telo esterno impermeabile. Almeno 2000 mm di colonna d'acqua per il telo superiore e 5000 o di più per il fondo. Sotto andremo a mettere anche un telo, una tela cerata leggermente più stretta della tenda per evitare dei ristagni e isolarci meglio dal fondo. Cerniere di alta qualità e cuciture nastrate. Molto importante è anche che abbia delle finestre, due sarebbe l'ideale per poter creare all'occorrenza della ventilazione, ovviamente con le zanzariere. Ed è utilissima anche la verandina, dove sono appoggiato io adesso, che ci permette di appoggiare la roba sporca, come magari gli scarponi o dell'attrezzatura in più, per non metterla dentro e lasciare appunto l'interno pulito. Dei trucchetti che posso suggerirvi, a parte ovviamente di metterla vicino a fiume o lago, che magari possono essere fonte di insetti, di zanzare, magari metterla in leggera pendenza se piove per favorire lo scolo dell'acqua, e se la montiamo sotto la pioggia, non andremo a tendere al massimo i tiranti, perché da bagnati è facile che si allunghino, quando poi si asciuga rischiano di spezzarsi stringendosi nuovamente. E vi consiglio di portarvi del talco in un barattolino all'occorrenza da spargere attorno per tenere lontano gli insetti e le formiche. Molto utili sono anche i lucchettini, tanti lucchetti con la stessa chiave dove possiamo andare a chiudere la tenda e magari anche le borse e gli zaini che abbiamo sulla Vespa. È chiaro che non la rendono invincibile ai furti, però è un deterrente in più che aiuta magari a far perdere tempo, a tenere alla larga i ladruncoli improvvisati. Per montare la tenda ci servirà il martello di gomma e come picchetti vi suggerisco questi, sezione quadrata di alluminio, quindi leggerissimi e robusti, e sono andato subito a migliorare quelli forniti con la tenda che erano molto deboli e poi ti danno luogo a imprevisti o difficoltà, impossibilità di montaggi in terreni duri, quindi questi sono leggerissimi e robusti. Abbiamo poi bisogno di torce, la torcia da testa che è ideale anche se dobbiamo muoverci in campeggio di notte o se dovessimo intervenire sulla Vespa in viaggio quando è buio. La lampadina interna da appendere, questa molto piccola, che si appende all'interno della tenda, quindi è bene che la tenda abbia anche un gancetto sul tetto. E poi c'è questa, volendo, questa lampada da tavolo più ingombrante, dipende se ci sta o meno, che è comoda anche per la sera, per fare anche un po' di luce e di atmosfera. Obbligatorio un panno in microfibra e il pulitore generale APC, questo è quello che tengo sempre nella Vespa e va bene appunto, come dico sempre, per pulire tutto e quindi anche la tenda. Andiamo ora a vedere la zona notte. Il cuscino, che da chiuso sta in questo sacchettino,
gonfiabile, comodissimo e pratico. Ed il materassino che vi dicevo, autogonfiante. Quindi per gonfiarlo aprite la valvola e con il piede, come vedete dal disegno, la pompa è integrata qui. Quindi non dobbiamo portare la pompa. Comodissimo, pratico e molto comodo. Anche qui il volume da chiuso è questo, quindi molto compatto. Vediamo poi il sacco a pelo. Questo è un sacco a pelo media e calda stagione. Poi se fa caldissimo possiamo aprirlo, ma va benissimo anche nella media stagione. Ferrino Litec 850 SM. Da chiuso vedete molto compatto, ancora comprimibile. Un consiglio: quando andiamo a riporlo non stiamo a piegarlo, cercare di comprimerlo, ci complichiamo solo la vita. Infiliamolo alla rinfusa man mano e vedrete che farete prima senza sudare prima di partire al mattino quando è ora di ritirare la tenda. Poi questo è un piccolo beauty case, diciamo, dove porto tutto l'occorrente per la cura del corpo, le medicine. Quindi abbiamo il sapone di Marsiglia per lavare i vestiti eventualmente, e per stenderli le mollette, le forcine per i capelli. Tiriamo questo cavo a una pianta o alla vespa e con le forcine molto compatte andiamo a legare i nostri, appendere i nostri panni. Ago e filo per riparare i vestiti, non fanno mai male. Poi doccia schiuma, spazzolino, deodorante, le solite cose. Bombola e fornellino. Questa cartuccia è da 240 grammi, c'è anche in un formato più grande, ma vi assicuro che quella più grande l'ho utilizzata per 3 settimane, viaggiando in due, cucinando praticamente tutti i giorni a cena, sicuramente anche a pranzo, colazione, caffè, e l'abbiamo portata a casa ancora piena. Quindi ho deciso di ridurre il volume, più compatta, più leggera, e passare a quella da 240. Fornellino, questo è uno dei più compatti, il più compatto forse e il più potente, quindi praticissimo, si cucina veramente bene. Lo teniamo sempre nella custodia. E poi vediamo, qui abbiamo la borsa frigo con dentro l'asciugapiatti, la spugnetta, il detersivo, il mestolino, e possiamo usare, portarci dietro anche dei condimenti con questi pratici contenitori per uso alimentare. Contenitore ermetico se facciamo la spesa, molto pratico. Io poi qua dentro metto la bombola e il fornellino se è vuoto. Bicchiere, borraccia da 1,5 litri, l'avete già vista che la lascio sulla vespa, ed è comoda anche per andare a prendere l'acqua e riempire le pentole senza fare gli equilibristi. Pentole in teflon, le preferisco a quelle di alluminio, anche se sono un po' più pesanti, perché ci sono delle teorie che sui cibi acidi l'alluminio rilascia un po' di sostanze tossiche, quindi preferisco il teflon, ovviamente a patto che non venga danneggiato, rigato. Infatti tutto il contenuto all'interno lo tengo nel feltro per non rovinarle. Qui abbiamo le posate compatte, due piatti, lo scolapasta e una piccola scodellina per cucinare altre portate. E poi un coltellino multiuso che è sempre utile anche come cavatappi. Mi raccomando, il coltellino, per rimanere a norma di legge, non tenetelo in tasca o a portata di mano, ma da parte, nei bagagli, nelle borse, chiuso. Il tavolino lo avete già visto, praticissimo. Chiuso è piccolo così e sta perfettamente sul portapacchi anteriore. La griglia per gli amanti del genere, ovviamente tagliata e sagomata per renderla un po' più piccola e non pericolosa. Lo sgabello su cui sono seduto lo avete già visto. Per altri tipi di uscite in vespa è comodo anche portarsi la coperta, questa ovviamente è ingombrante e poco utile quando c'è tutta questa attrezzatura, quindi non la porto nei grandi viaggi ma la porto nelle scampagnate. Andiamo a parlare invece dell'abbigliamento. Io lo tengo qui in queste comode buste,
abbigliamento del pilota, del passeggero e per la roba intima, quindi tre comode sacche separate. E poi delle buste ermetiche per riporre all'occorrenza i vestiti sporchi. Abbiamo quindi poi l'accappatoio in microfibra, leggero, che asciuga in fretta ed è poco ingombrante, telo da mare e ciabatte, e immancabile poi la chicca, il mini foam. Questo è utilissimo nei viaggi invernali per asciugare i vestiti, ma non solo, anche nei viaggi estivi dopo un acquazzone è un bel supporto. Immancabile poi un accendino da avere sempre, sia per accendere il fuoco che per altre evenienze, portiamolo sempre con noi. E la caffettiera, questa è fondamentale veramente. Tutte le mattine colazione, nelle pause, se già partiamo con caffè, biscottino, con la pancia piena, la colazione fatta, la giornata incomincia meglio. E a volte nelle pause dove magari abbiamo qualche inconveniente, ci fermiamo, caffettino, e già l'approccio al problema è migliore. Come sempre di tutti i prodotti che abbiamo visto, vi lascio i link in descrizione nei commenti, così potete valutarli e guardarli bene. Vi ringrazio per aver guardato fino alla fine anche questo video, non vi resta che partire. Un ultimo consiglio per piegare bene la tenda facilmente: pieghiamo appunto la tenda, il sovratelo, più o meno della larghezza della sacca che dovrà contenerlo, vi sovrapponiamo un pezzo e qui nella giunzione mettiamo la busta con i picchetti e i paletti e la arrotoliamo insieme. La tela cerata da mettere sotto la avvolgo insieme. Ora, se non l'avete ancora fatto, non vi resta che vedere il video su come caricare tutto questo sulla Vespa. Ciao!